questa giornata. Grazie intanto a tutti voi per essere qua. Un ringraziamento particolare naturalmente al professor Julien che ha accettato il nostro invito, e anche ai nostri discussanti, il professor Franceschelli e il professor Fabri, che sono qua seduti con noi. Solo due parole molto brevi di introduzione. Siamo arrivati al quinto incontro delle International Lecture. Sono io oggi a presentarvi direttamente l'incontro, invece del professor Dudine, che naturalmente è qui con noi, che come sempre ringraziamo per il contributo che ci porta. Sono io perché questo incontro, diciamo, torna sui temi della natura, sui temi, se volete, anche dell'ecologia, in maniera diversa e sotto un'angolazione che fino ad oggi non abbiamo ancora visto, cioè quella più propriamente filosofica. E delle volte questa è una parola che può far paura, no? Per filosofia non si sa mai bene che cosa si intende. Nel caso specifico siamo ancora più avanti, perché il professor Julien è un sinologo e quindi è uno studioso del pensiero cinese, quindi ci condurrà durante questo intervento in un'esplorazione che cerca di andare a capire quale sia il significato, il concetto di natura, attraverso un viaggio fra il pensiero cinese e il pensiero greco, quindi una modalità, diciamo, di approfondimento filosofico diversa anche da quelle cui siamo più abituati. Perché invitare il professor Julien? Diciamo che l'incontro con la sua opera è stato un incontro personale, leggendo i suoi libri, che sono tutti tradotti in Italia. Il professore, vi ricordo, è presidente attualmente dell'Istituto del Pensiero Contemporaneo di Parigi, è stato presidente della Società Europea di Filosofia, quindi è, diciamo, un filosofo rappresentativo in Europa. Dicevo, perché invitare il professor Julien? Perché sicuramente nelle sue opere si legge un po' e forse si può trovare quello che in realtà forse abbiamo bisogno e di cui abbiamo parlato nelle nostre letture. Se vi ricordate, perché molti di voi hanno partecipato a tutti gli incontri, dall'analisi della teoria di Gaia fino alla scienza di Leonardo, per arrivare quest'anno con Linda Partridge all'evoluzione, ai processi di invecchiamento, quello che sempre più si evidenzia è una carenza, diciamo così, quasi concettuale, di strumenti di pensiero che ci consentano di riportare l'uomo dentro l'ambiente, quindi di riuscire a pensare non tanto l'ambiente a partire dall'uomo, quanto l'uomo all'interno dell'ambiente. E qui si apre una prospettiva diversa, che approfondiremo poi anche col professor Franceschelli, nell'ottica di un naturalismo filosofico che si propone di darci nuove chiavi di lettura che poi in qualche maniera tornano a in maniera coerente con quello che è poi il pensiero dell'ecologia profonda che vedemmo fin dalla prima lettura con Stefan Harding. Nuovi strumenti di pensiero, sarà il professore chiaramente a illustrarveli, che cercano in qualche maniera di approfondire questa logica del contesto e del processo, calando finalmente l'uomo sullo stesso piano della natura e non su di un piano diverso e opposto. Attraverso poi il contributo del professor Fabri, che interverrà subito dopo, come sempre avremo una prima ora di relazione e poi la discussione, entreremo ancora di più. Il professor Fabri è un semiologo, attualmente insegna alla Facoltà di Arti e Design di Venezia, giusto, perché ha vari incarichi, ma questo è. E quindi torneremo a parlare sotto un'ulteriore angolazione del significato di questa parola, e con il professor Franceschelli, che invece è un filosofo che insegna all'Università Sapienza di Roma, ma anche a un liceo scientifico, tengo a sottolinearlo perché è lì che l'abbiamo trovato, e lui ha scritto un libro molto interessante che si chiama La natura dopo Darwin, dove all'interno della filosofia occidentale riapprofondisce questi stessi temi, aprendo delle prospettive diverse, o meglio ponendo le basi per una ricerca che è poi esattamente quello che noi intendiamo fare. Come sempre, non darci delle soluzioni, ma semplicemente aprire a qualcosa, a qualche stimolo in più. Bene, io direi che la presentazione si chiude qua, lascio la parola al professor François Julien. Grazie a tutti. Ringrazio tutti gli organizzatori. Non posso parlare italiano purtroppo, e quindi ringrazio i traduttori
Per accompagnarmi in questo viaggio fra la Grecia e la Cina, ho cercato di reinterrogare la nozione di natura riaprendo un cantiere fra la tradizione greca, che è ancora importante per noi per pensare alla natura, e il pensiero cinese, pensiero che mi interessa per la sua esteriorità, cioè il fatto che è stato costituito al di fuori dall'Europa indipendentemente e in un'altra lingua che è appunto una lingua indoeuropea. Quindi si fornisce un contrappunto rispetto alla nostra cultura in termini di pensiero di natura e in termini anche di scoperta al di fuori dell'Europa in Cina, che ci porterà a riflettere sulle nostre tradizioni e ci inviterà a ritornare sui preconcetti impliciti del nostro concetto di natura in maniera tale riaprirla, per così dire, e ripensarla. Comincerò quindi ricordando brevemente quali sono i preconcetti, i partiti presi che hanno permesso l'elaborazione o l'invenzione della nozione di natura in Occidente, perché penso che si tratta infatti di un'invenzione, quella dei Greci, e quindi evocherò anche i tratti principali di questa invenzione. Le scelte implicite, quindi elaborazione da un lato, e poi passerò dal lato cinese per vedere come un altro pensiero ha potuto non pensare la natura, non isolare un concetto di natura, appunto proprio perché la natura è quella che è. Quindi il fatto che la Cina si sia limitata a questo non ha permesso quindi di isolare un concetto, come hanno fatto i greci, della natura. Quindi cercherò poi di trarre gli insegnamenti da questo viaggio per poter poi porre una questione, un interrogativo che sarà ripreso dai miei colleghi, cioè come poter gestire questo concetto difficile della natura. Sappiamo che il pensiero greco proviene dalla natura, perché i primi pensatori greci sono quelli della natura, cioè i fusio logoi, quelli che parlano della natura, della fusis. E sapete che Aristotele anche designa due grandi tradizioni rivali, la tradizione di quelli che fanno della teologia e quelli che fanno della fisiologia. Quindi ci sarebbero due oggetti così separati all'inizio, come ad esempio la tradizione anteriore lo rappresenta, e quelli che si interrogano sulla natura, che intraprendono un'inchiesta sulla natura, così come l'hanno concepita i greci. Come Talete è il primo ad aver scritto un trattato sulla natura, Perifeus. Tutta questa tradizione greca si sviluppa fino a Socrate. Sappiamo infatti che Socrate ci dice fino a che punto era meravigliato dell'idea della natura, e questo questa spiega appunto come le cose esistono, come si corrompono, e al tempo stesso si trova di fronte a una delusione, cioè vedere un'opera maestosa, quella dei fusiologi, che cercavano di dire il tutto del mondo, l'acqua, l'aria, l'infinito, tutte queste rivalità del pensiero greco cercavano di spiegare la natura, cioè quello che era l'origine stessa della fusis. Questa storia la conosciamo, ma bisogna anche ricordarsi del carattere polemico del concetto di natura a questi inizi. Quando pensiamo a questo, appunto, alla tradizione ippocratica, l'avvento di questa nozione di natura deve essere collocato anche nella conseguenza che ha avuto in seguito, per mostrare che in fin dei conti c'è da fare una divisione fra quello che oggi chiamiamo la magia e il mito e quella che è la conoscenza della natura stessa. Una divisione, dicevo, perché in questo testo della tradizione ippocratica si tratta di dire che non c'è una malattia sacra, le malattie sono naturali nei confronti delle quali bisogna trovare delle procedure di trattamento che sono altrettanto naturali e che si possono spiegare. E quindi
facendo riemergere il magico e il mitico in un ambiente esterno di quello che diviene, di quello che ci si circoscrive come concetto della natura.